partecipato dibattito a Perugia organizzato da CGIL, CISL e UIL sulla riforma del sistema pensionistico. Presenti i tre segretari nazionali Carmelo Barbagallo, Roberto Ghiselli e Ignazio Ganga. In occasione dell'inaugurazione della nuova sede della CGIL di Gubbio, l'analisi della situazione occupazionale. Dalla cassa integrazione Colacem alla ripresa di edilizia e turismo. I giovani intanto se ne vanno e lasciano un vuoto generazionale. Presentata l'iniziativa di Fondazione Cassa di Risparmio delle Diocesi di Assisi e di Gubbio e di ARPAL, che ha l'obiettivo di contrastare il crescente fenomeno dei NEET, i giovani che non sono occupati né impegnati in corsi di istruzione o formazione nel territorio umbro. Ottima raccolta per la rete di imprese Tifernate e Luppolo Made in Italy, il luppolo eccellenza italiana inserita tra le filiere strategiche della Regione Umbria. Buonasera e ben ritrovati al TG Economia di TRG. È stato un dibattito assai partecipato a Perugia, nel parco di Santa Sabina, quello organizzato da CGIL, CISL e UIL per parlare della riforma del sistema pensionistico. Presenti tra gli altri tre segretari nazionali, Carmelo Barbagallo, Roberto Ghiselli e Ignazio Ganga. Vediamo. La riforma delle pensioni in Italia non è più rinviabile. Il monito corale riecheggia anche in Umbria con CGIL, CISL e UIL che da tempo chiedono al governo l'apertura di un confronto per cambiare un sistema previdenziale definito dalle stesse sigle sindacali tra i più iniqui e penalizzanti d'Europa, in un contesto che, con la fine della riforma pensionistica quota 100 fissata per dicembre 2021, può divenire ancor più esiziale per i soggetti interessati. Questo è stato al centro di un partecipato dibattito al Parco Santa Sabina di Perugia per un incontro preceduto da una comunicazione sull'importanza della campagna di vaccinazione contro il Covid e sull'attuale situazione pandemica in Umbria a cura della dottoressa Alessandra Mercuri della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Perugia. Quindi spazio al dibattito sul tema pensioni organizzato dai sindacati umbri che ha visto partecipare tre segretari nazionali: Carmelo Barbagallo della UIL Pensionati, Roberto Ghiselli della CGIL e Ignazio Ganga della CISL, che si sono confrontati sul tema pensioni per un incontro moderato dalla giornalista Noemi Campanella. Ho l'impressione che i liberisti sfrenati sono di nuovo a caccia delle pensioni. E se noi ci presentiamo in Europa con le percentuali di spesa, perché si mette l'assistenza con la previdenza assieme, non andiamo da nessuna parte. Abbiamo aperto tutte le commissioni necessarie per lavori gravosi, per i lavori usuranti, per separare la previdenza dall'assistenza. Abbiamo aperto tutti i cantieri, diciamo, che servono per cercare di capire dove stiamo andando, visto che demograficamente diminuiamo e i pensionati sono diminuiti pure attraverso la pandemia. Vediamo di chiudere qualche accordo, vediamo di discutere seriamente del futuro di questo paese. Non ritorniamo al mercato come si è usato in questi ultimi 20 anni, perché la pandemia ci ha dimostrato che col mercato non andiamo lontano. Ci sono tutte le condizioni, l'importante è volerlo. Speriamo che il governo ci convochi e dica come la pensa. Per oggi avere la possibilità di avere più flessibilità in uscita, cioè uscire in pensione prima dei 67 anni, avere attenzione alle donne, avere attenzione ai lavori gravosi, avere attenzione ai giovani e quindi con un sistema previdenziale che dia una risposta a tutti, compresi i pensionati, aumentando un po' anche il loro trattamento pensionistico che è veramente basso e, come dire, alla portata di mano, è compatibile finanziariamente, ci auguriamo che il governo ci dia risposte in questa direzione. Mancano 4 mesi per la scadenza di quota 100. E va assolutamente profilato un sistema pensionistico più equo per evitare lo scalone quinquennale, che sul piano della sostenibilità non sarebbe opportuno avere. Stiamo chiedendo un incontro quanto prima, l'ultimo l'abbiamo avuto il 27 di luglio e c'è necessità di capire la risposta che ci sarà da parte del governo centrale su tutta una serie di temi che noi abbiamo posto. Quindi questo della flessibilità in uscita, che per noi si deve profilare intorno ai 62 anni di età o, a prescindere dall'età, con 41 anni di contributi. Però ci sono anche tanti altri temi, c'è il tema della previdenza delle donne, c'è il tema dei lavori che non sono per niente uguali e come tale c'è necessità di caratterizzare l'uscita rispetto alla gravosità di ciascun tipo di lavoro. C'è una commissione che sta anche lavorando su questo tema. C'è il tema dei giovani, bisogna restituire
ai giovani una previdenza che consenta di poter avere una pensione dignitosa alla fine di un percorso professionale, anche quando c'è una vita frammentata sotto il profilo lavorativo, e come tale formazione e discontinuità lavorativa debbano poter trovare un punto di caduta all'interno di uno scenario che per noi niente ha a che fare con una pensione minima, ma deve poter essere una pensione dignitosa che garantisce un profilo di vita, una vita, non una vita a progetto come quella che fanno, ma un progetto di vita dobbiamo poter garantire a questi nostri figli. Un progetto da 100 milioni di euro che punta al rilancio e alla reindustrializzazione di un'area fondamentale per il territorio. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, la presidente della regione Umbria Donatella Tesei e l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni lunedì 13 settembre saranno a Colle di Nocera nell'area ex Merloni per presentare il progetto di riconversione dell'area con la creazione di un distretto dei nanomateriali. L'incontro, aperto a tutti i cittadini, ai lavoratori, agli imprenditori e ai professionisti, si svolgerà alle 11.30 presso i locali dell'ex mensa dello stabilimento ex Merloni di Colle di Nocera Umbra. Si tratta di un'opportunità legata ai fondi del PNRR con la quale si punta a rilanciare il sito umbro ed è già inserita peraltro nel programma regionale inviato al governo centrale per l'utilizzo dei fondi europei. E parlando sempre di lavoro, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della CGIL di Gubbio, l'analisi della situazione occupazionale a 360 gradi, dalla cassa integrazione Colacem alla ripresa di edilizia e turismo. I giovani intanto se ne vanno, lasciando così un vuoto generazionale. Vediamo. Nuova sede in via Leonardo da Vinci per la CGIL di Gubbio dopo 36 anni, dal 1985 trascorsi in via Matteotti, un modo per essere più facilmente raggiungibili dai 5.000 iscritti del territorio che normalmente si rivolgono ai servizi erogati in un momento tra ripresa post-Covid e nuovi problemi all'orizzonte. Se infatti si nota una ripresa in settori duramente colpiti dalla crisi, edilizia e turismo in primis, altre problematiche si fanno concrete. La prima a Gubbio, la cassa integrazione Colacem, che desta più di una preoccupazione per le ripercussioni sui lavoratori e sulle aziende correlate. Sicuramente sulle persone che ci lavorano una contrazione del reddito, delle loro capacità di reddituali, anche per quanto riguarda l'indotto relativo ai servizi, ai trasporti che ruotano intorno a questa azienda. Noi abbiamo convenuto anche con l'amministrazione comunale di chiedere un incontro alla regione. Aspettiamo che la regione ci convochi per un confronto sia nostro e sia con l'amministrazione comunale per capire e entrare nello specifico delle singole problematiche. L'edilizia riparte grazie anche al bonus 110% per le ristrutturazioni, ma un problema si fa concreto dopo lo stop dovuto al Covid. Oggi trovare manodopera specializzata è diventato complicatissimo. Ultimamente ci sono alcune aziende che proprio espressamente ci chiedono, anche a me e anche ad altri colleghi, ci chiedono se conosciamo qualche persona che sa fare muratore, perché non trovano proprio questa specifica figura, però non ci sono. Un problema questo della manodopera difficile da reperire, che coinvolge anche il settore turistico, con camerieri e cuochi non facilmente reperibili. Non si capisce se non ci sono oppure non ci vanno perché non vengono magari retribuiti come dovrebbero essere retribuiti, come magari qualche volta si legge sul giornale anche a livello nazionale, che dicono non ci sono i camerieri, però pagateci che dopo magari ci veniamo a lavorare. E la questione del lavoro precario e poco retribuito è l'altro grande tema che giunge sempre più spesso al tavolo degli uffici dei sindacati, con una generale rassegnazione dei giovani che cercano altrove questa opportunità. Rimane l'aspetto dei giovani, sui quali in questa fase stanno partendo piccole iniziative di giovani, ma comunque purtroppo molti giovani anche del nostro territorio, come purtroppo sta caratterizzando l'Umbria, cercano altrove un proprio futuro, e questo è un aspetto drammatico perché ci consegna un territorio e una città fatta di persone anziane.
E proprio pensando ai giovani, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede, il segretario regionale CGL Vincenzo Sgalla ha voluto ricordare il giovane Samuel Cuffaro e con lui la signora Elisabetta D'Innocenti, morti lo scorso maggio nell'esplosione a Gubbio della Green Genetics, la manifestazione congiunta promossa pochi giorni dopo la tragedia dai sindacati CGL CISL e UIL con la raccolta fondi a favore delle famiglie colpite dal dramma è giunta a conclusione con 30.000 euro raccolti che ora saranno consegnati, un aiuto concreto ma anche soprattutto un monito perché il lavoro sia dignitoso, sicuro e fonte di opportunità per chi vi è impegnato. Presentata l'iniziativa di Fondazione Cassa di Risparmio delle Diocesi di Assise di Gubbio e di ARPAL che ha l'obiettivo di contrastare il crescente fenomeno dei cosiddetti NEET, ovvero i giovani che non sono occupati a livello lavorativo ma né impegnati in corsi di istruzione o formazione nel territorio regionale. Sentiamo. Non lavorano, non studiano, sono i NEET, giovani in numero sempre più crescente anche a causa della pandemia da Covid-19, su cui Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Diocesi di Assisi e Gubbio e Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro stanno investendo con il progetto Orientarsi a partire da sé. L'iniziativa congiunta verte su azioni indirizzate al reinserimento lavorativo dei soggetti che ne fanno parte attraverso percorsi di formazione professionale, tirocini e autoimprenditorialità. Alla conferenza stampa è stata siglata la convenzione che darà il via al progetto. Presenti la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo, il vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Monsignor Domenico Sorrentino, il vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, il direttore di ARPAL, Luigi Rossetti, e l'assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni. Abbiamo scelto di farlo non da soli, lo stiamo facendo e ad oggi appunto sancisce la fine e l'inizio di un percorso insieme a dei partner. I partner in formula sperimentale saranno le Caritas diocesane di Gubbio e di Assisi insieme ad ARPAL, quindi all'Agenzia del Lavoro regionale, che anch'essa metterà una parte di questo percorso. L'abbiamo fatto perché crediamo moltissimo che la situazione che stiamo vivendo, drammatica per certi versi, abbia non solo peggiorato ma anche acuito la situazione di questi giovani che si trovano appunto nella condizione peggiore, cioè quella di non avere un percorso formativo in corso e nemmeno un lavoro. E infatti torna a salire nel 2020, dopo anni di diminuzione, la quota dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione. Lo rileva l'Istat nell'analisi a livello territoriale, spiegando che nell'anno della pandemia la percentuale è salita raggiungendo il 23,3%. Al centro si attesta al 19,9% con più 1,8 punti. È importante perché è un primo tentativo di guardare a questa crisi del lavoro e alla difficoltà dei giovani di entrare nel mondo del lavoro con positività, investendo su di loro e soprattutto dando strumenti e opportunità perché possano esprimere i loro desideri, le loro capacità e la loro anche volontà di portare il loro contributo in questa nostra storia. È un tentativo sicuramente prezioso perché è fatto in rete, coinvolge più soggetti del territorio che si sono accordati attorno a un obiettivo preciso. Spesa per i giochi in calo in Umbria nel 2020. I dati del Libro Blu dell'Agenzia Dogane e Monopoli elaborate da AgiProNews riflettono il lockdown di oltre 5 mesi che ha subito il settore durante l'emergenza Covid, che ha portato a un crollo della spesa, ovvero la raccolta meno le vincite ottenute dai giocatori, del 39,4% a poco meno di 149 milioni di euro. Tra le singole voci, male il bingo, meno 64,8%, e gli apparecchi da gioco, meno 53,8%. Calo più contenuto per le lotterie, meno 1,6%, e il lotto, meno 20,6%. Male anche le scommesse ippiche, meno 60,3%, e quelle sportive. La spesa scende al meno 34,3%. Ed è partito con la pubblicazione delle istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate il beneficio previsto per le imprese delle città santuario, fiaccate dalle conseguenze economiche del Covid. Un contributo a fondo perduto che in Umbria è destinato ad Assisi, Cascia, Orvieto e Preci. La protesta delle imprese legate al turismo, massacrate dalla crisi ma escluse da ogni forma di ristoro, era partita lo scorso novembre proprio da Assisi, con il coordinamento di Confcommercio e del Comitato Spontaneo di
commercianti noi dimenticati. Da allora ogni settimana decine di piccoli imprenditori si sono dati appuntamento nei luoghi più suggestivi della città per mostrare alle istituzioni la loro condizione di estrema difficoltà, ma anche la volontà di non mollare. Per iniziativa di Confcommercio Assisi, lo scorso 2 aprile da Assisi è partita la protesta, che si è estesa poi a Cascia e altre città santuario italiane con grande visibilità a livello nazionale. Da questa esperienza è nata anche Fast Confcommercio Umbra, la federazione attività settore turismo, la prima associazione in Italia delle attività commerciali e artigiane legate proprio al turismo. Ora arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il beneficio riservato alle attività legate al turismo religioso e sarà possibile effettuare domanda sino al prossimo 8 di novembre. Ottima raccolta per la rete di imprese Tifernate e Luppolo Made in Italy, con il luppolo che resta un'eccellenza italiana inserita tra le filiere strategiche della Regione Umbra. Vediamo. Tempo di raccolta per il luppolo Made in Italy, la rete di imprese nata in Alto Tevere con l'obiettivo di creare un piano nazionale di settore per sostenere la filiera del luppolo in qualità di eccellenza italiana nel mondo e di rendere l'Umbria cuore economico e organizzativo della nascente filiera, inserita tra quelle strategiche per la regione insieme a tartufo, nocciolo, ulivo e latte. Beh, siamo molto soddisfatti di aver raggiunto sia i target quantitativi di produzione sia soprattutto i target qualitativi. Il nostro luppolo ha un'anima, una caratteristica, un'identità. Noi produciamo luppoli che sono di tradizione americana e tedesca. Noi testiamo ogni singolo aspetto della nostra produzione con dei test di qualità in collaborazione con il CERB, che è il Centro d'Eccellenza di Ricerca sulla Birra dell'Università di Perugia. Quindi abbiamo affiancato all'esperienza diretta nella coltivazione, nel sentire l'odore di questo prodotto, nel sentire il suono che fa il singolo cono per vedere se è ben maturo, abbiamo affiancato delle ricerche di qualità effettive, approfondite, che ci permettono di dire che oggi il nostro Chinook, che oggi raccogliamo, è straordinariamente maturo e perfetto. Dopo la raccolta nel mese di agosto delle liane, queste ultime vengono agganciate ad un macchinario tedesco tornato a nuova vita grazie alla rete di imprese, attraverso cui vengono separati i coni di luppolo dai fusti legnosi e dal fogliame. A questa fase segue quella di essiccazione. Noi oggi riusciamo a riutilizzare i forni da tabacco per la perfetta essiccazione del luppolo, che è una delle fasi più delicate, perché essiccare bene il luppolo significa preservarne tutta la fragranza e tutti gli oli, che sono elementi essenziali per la produzione della birra. Pensate che noi già oggi, in Alta Valle del Tevere e nell'intera Umbria, abbiamo una capacità di essiccazione con i forni da tabacco che ci permetterebbe di essiccare tutti i 20.000 ettari presenti in Germania in un mese. Abbiamo una capacità di essiccazione professionale di alta qualità superiore a quella dei tedeschi e questo è un vantaggio competitivo straordinario, perché se due filiere, una nascente e una già strutturata che ha bisogno di affiancare nuove opportunità, si incontrano e fanno sinergia, noi possiamo veramente come Umbria essere il cuore di questa sfida di innovazione. Il luppolo sta diventando una nuova filiera strategica per l'Umbria. Per partire dall'Umbria, il cuore verde del luppolo, che produce luppolo di altissima qualità, ma per essere protagonisti di questa grande sfida di filiera in tutta Italia. È tutto, il TG Economia termina qui per questa settimana e torno ovviamente domenica prossima. Grazie a tutti e buona serata.